Consigliere Sacchetti, prego. 5 minuti, vero? Ricordo 5 minuti per l'illustrazione, 3 per le repliche e 3 per dichiararsi soddisfatti o meno. Grazie. Grazie Presidente, buongiorno Sindaco, colleghi. Per quanto riguarda i contenitori, diciamo, dell'olio che sono buttati, depositati davanti alle scuole di Biella, fanno un degrado incredibile. Diciamo, sono sporchi, sia fuori sia per terra, e proprio davanti alle scuole, davanti dove girano i bambini, dove girano anche i genitori. Noi abbiamo presentato questa interrogazione così alla giunta Corradino, così almeno si svegliano e si danno un'occhiata su questi contenitori, perché che passa lì davanti o vicino c'è un odore, diciamo, incredibile. Di più c'è le contenitori, quelli dei vetri, quelli verdi, sulla via Rosselli, via Petromica, via la Repubblica, anche quelli sono sporchi, sia fuori sia per terra sia dappertutto. Noi adesso l'abbiamo notato, abbiamo fatto un giro al sopralluogo, ci sono quelli, qualche contenitore lì, quello verde, i topi entrano dentro e ti guardano sul buco dove si butti il vetro. E lì è proprio al villaggio anche una schifezza, diciamo, non è che proprio non è una cosa buona anche per la città e per i cittadini. Facciamo questa interrogazione all'assessore del Zappalà, almeno fa un giro a filmare anche i topi che girano intorno, così almeno ci credi, perché se le diciamo a voce non ci credi mai. Lui deve venire proprio di persona a filmarli e guardarli, così almeno si muove, si fa qualcosa, o chiama qualche ditta proprio che ha la competenza per buttare qualche vilino, qualcosa, che almeno la gente, non è che possiamo andare avanti sempre così, tutte le volte veniamo qua a parlare di questo degrado della città o degrado del contenitore, dell'olio o dei vetri. È la prima cosa, la giunta deve muoversi, deve girare a vedere anche le vie, anche i contenitori come sono, almeno il COSRAP o il SEAP. Non gli danno neanche una pulizia, perché almeno passano con un compressore a lavarli, a pulirli, e una volta ogni 15 giorni almeno rimangono proprio puliti e tutto quanto. Per questo chiediamo l'assessore Zappalà di fare un giro a vedere queste cose, e noi aspettiamo la risposta. Grazie. Grazie consigliere Sacchetti. Prego assessore Zappalà. Sì, intanto correggo l'interrogante su un punto, su un passaggio della sua presentazione. Non è vero che io devo andare a vedere, perché altrimenti non mi fido, perché io tutto ciò che mi dice il consigliere El Sacchetti lo prendo come oro colato e non hai messo minimamente in dubbio tutte le sue affermazioni, così come non le ho messe in dubbio neanche in questo giro. Ho voluto in ogni caso effettuare un giro di approfondimento, non è colpa della SEA, perché queste sono attività che vengono esternalizzate. In ogni caso, nella scuola davanti alla Gromocrisis effettivamente abbiamo visto che la pulizia periodica è contrattualizzata, non era stata fatta con i dovuti crismi. Abbiamo sollecitato l'azienda e sono stati puliti, ci ha garantito che sono stati puliti. Ad ogni buon conto, il funzionario è andato a fare un giro la settimana scorsa di verifica, e su 3 controllati tutti e 3 sono risultati puliti, quindi direi che la situazione è risolta. Ma nonostante questo ringrazio il consigliere per l'attenzione che ha dedicato a questo problema. Grazie. Prego, consigliere Sacchetti. Sono anche cambiato il sacchetto.
Grazie Assessore, ma quello che volevo dirvi è lì davanti il Cromo Cridis, il Borgo Nuovo, anche per andare verso Gralia, non so. E lì, ma ci sono quei contenitori proprio sporchi fino a oggi, non è che sono puliti, non è che noi raccontiamo le barzellette, ma diciamo le cose che va bene sia per voi sia per noi. Non è che questa segnalazione che è una cosa positiva anche per voi e per la città. Non è che noi veniamo qua tutte le volte che non so cos'è, o critichiamo o urliamo, no. Noi portiamo la segnalazione, almeno a voi fate qualcosa e noi siamo contenti per vedere la città bella, pulita e tutto quanto. E grazie. Grazie consigliere Sacchetti. Passiamo alla seconda interrogazione, presentata sempre dal Partito Democratico. Opere pubbliche riferite al secondo semestre anno 2019, primo semestre anno 2020, secondo semestre anno 2020. Quinta richiesta, la illustra consigliere Varnero. Grazie. Grazie Presidente. Ormai è diventato uno scioglilingua il titolo di questa interrogazione. Vediamo se alla quinta richiesta si riesce ad ottenere questo schema, questo elenco di cui da un anno e mezzo, quasi due ormai, stiamo aspettando di avere conoscenza di questa serie di elenchi di lavori realizzati, tanto che visto che non si riusciva ad ottenere nulla di esaustivo, abbiamo provato anche a fare una bozza di schema che magari può essere stato utile agli uffici per compilarlo, quindi vediamo se oggi mi viene recapitato e consegnato qualcosa. Visto che l'interrogazione iniziale era partita come interrogazione a risposta scritta, non ricevendola è diventata risposta orale, ma in realtà serve un elenco, quindi non una discussione su questo. Aspetto. Prego. Sì, io ovviamente appena ho ricevuto questa interrogazione sono andato a chiedere ai miei uffici come mai non avevate ricevuto ancora una risposta. Loro mi hanno inoltrato quello che vi hanno già consegnato, questo file, questa tabella Excel che credo che lei conosca benissimo, dove ci sono per ogni tipo di lavoro in corso l'ammontare delle risorse necessarie, in che stato è, concluso, in corso, indizione di gara, progetto definitivo in corso, l'anno in cui è stato stabilito e qual è la fonte di finanziamento. Ora, io credo sia un foglio assolutamente esaustivo, quindi per uscire definitivamente da questo gioco delle parti dove voi presenterete la sesta, la settima richiesta, ho visto che voi li preferireste impaginati in un modo differente, però adesso non mi perderei sull'impaginazione, con tutta la pazienza che sono abituato ad avere ovviamente con i consiglieri qui. L'unica differenza forse è l'accensione del mutuo nella sua tabella, che poi non è neanche detto che noi dobbiamo assolutamente adeguarci ad essa, ma c'è davvero semplicemente un cambio di impaginazione. Avendo già avuto modo di appurare la vostra assoluta serietà e quindi non avendo dubbi sul fatto che voi non cerchiate soltanto di produrre un inutile lavoro e produzione di carta, io credo che la cosa migliore sia prendere l'elenco completo di tutti i lavori in corso, che mi sono sicuro che vi sia stato già inviato, ed eventualmente, visto che le uniche differenze sono le ultimazioni dei lavori previsti e l'accensione del mutuo, eventualmente sui lavori che vi interessano contattare direttamente gli uffici, che saranno sicuramente disponibili a darvi tutte le informazioni necessarie senza ripresentare altre interrogazioni, che comunque se ci fossero le risponderemo sempre puntualmente e cordialmente. Grazie. Prego, consigliere Varnero. Sì, la bozza che è stata infatti identificata in questo modo come schema di Excel era semplicemente un aiuto, quindi non doveva essere sostituita a un eventuale ulteriore o diverso schema che poteva essere già in uso negli uffici. È stata ripresentata, quindi non deve essere assolutamente immaginato tutto calato esattamente rispetto a quello. Però è stata riproposta in quella forma proprio perché non c'erano gli elementi che volevamo conoscere. Quindi da luglio 2019, secondo semestre, le opere che sono state realizzate fino al 31-12-2019,
non è conosciuto, nel senso che l'elenco che è stato consegnato per l'interrogazione precedente era generico. Ora, prendo atto che non se ne sta venendo a capo, non c'è nessuna voglia di incaponirsi su questo perché comunque, come ripeto, era stata presentata nelle prime due forme in forma scritta, proprio perché non c'era necessità di avere un dibattito, era una richiesta di informazioni, per non andare a chiedere agli uffici ulteriori richieste di dati e quindi ingolfarli di domande. Ce ne faremo una ragione, quindi la risposta a questa interrogazione, come alle precedenti, non è esaustiva, non c'è soddisfazione da parte nostra, vedremo se magari più avanti, visto che comunque un elenco ogni anno voi lo fate delle opere che avete fatto, ne fate uscire 50 che sono abbastanza in alcuni casi centrate sul tema opere pubbliche, altre no, ma abbastanza risibili, perché 50 posti auto, insomma, mi sembra mettere quello 50 posti auto gratis come opera fondamentale in un anno mi sembra un po' buffa, però su questo non c'è risposta concreta. Magari da qui a 5 anni riusciremo ad avere questo elenco, quindi non so, magari si riproporrà o magari no, però... Io ne ho ricevuto uno nel... Grazie, non era un Excel, quindi magari non era la stessa versione. Abbiamo detto che questo dovrebbe averlo ricevuto. Adesso sono senza occhiali, quindi non so dirle. Se non l'hai ricevuto, le chiedo scusa ufficialmente. Va bene, grazie. Prego. Grazie. Passiamo alla terza interrogazione. Amianto sul tetto, un'ordinanza comunale del 2010, priva di esecuzione, presentata dalla lista civica biellese. La rimandiamo allora, perfetto. Passiamo allora alla, direi, visto che è presente l'assessore Zappalappo, in attesa dovrebbe arrivare a breve. Io ho finito con questa. No, ce n'è ancora una. Sì, l'assessore Tosi sta arrivando, vi prego di pazientare un minuto. Deve illustrare lei, assessore, lei deve illustrarla? Ciao Silvio, eccomi qua. Beh, per cortesia. Allora, passiamo all'interrogazione numero 5, sviluppo urbanistico Biella piano regolatore, presentato dal Partito Democratico. Lo presenta la consigliere Bruschi, prego, grazie. Sì, una precisazione anche la volta scorsa. Queste interrogazioni io le ho sempre indirizzate anche al sindaco, perché mi piacerebbe avere anche la risposta del sindaco, in quanto si chiede proprio, si fanno delle domande sulla prospettiva, sulla visione della città. Avevo indirizzato all'assessore e al sindaco, quindi se ci fosse, potesse anche lui... perché... La numero 7. Tutte le nostre sono tutte rivolte al sindaco. Rigenerazione urbana. Sì. Allora, la numero 8. La numero 8. Sì. No, anche quella è. Se loro però non anche quella è presentata. Sì, certo che sì.
Allora, vediamo un po' se è sindaco. Sono tutte intestate al sindaco. Allora, le relazioni sono testatute intestate al sindaco. Non è che lo statuto deve che si interroga il sindaco, poi ti rispondono. No, nel nostro caso l'abbiamo chiesto al sindaco e non all'assessore perché vogliamo la risposta proprio del sindaco. Sicuro dico che volete la risposta al sindaco, però dico l'intestazione è sempre al sindaco di tutte le interrogazioni, poi è chiaro che alcune... Certo, in questo senso. E allora interrompiamo i lavori in attesa che rientri il signor sindaco. Quindi... No, ma l'ha detto anticipato, cioè, è venuto prima, doveva recarsi per apporre delle firme e quindi si è scusato anticipatamente che si sarebbe assentato, quindi dovrebbe rientrare, ritengo, a breve. Sospendiamo per 10 minuti, grazie.